Si vede che sono tornato dalle ferie, Terzo video nella giornata di oggi, mi perdonerete, però è doveroso dato che ne stanno accadendo di ogni. Giuro che dopo questo mi vado a fare una doccia e non ne faccio più. Però era giusto parlarne, perché io ne volevo caricare uno solo. Poi è successo il casino Moise Ken e il casino Dybala. Comunque qui sopra nelle schede trovate tutti i video della giornata per recuperare anche quelli vecchi. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che qualcosa si sta muovendo e io sono veramente preoccupato, perché chi mi segue da tanto lo sa, io trovo un'incongruenza tra Cristiano Ronaldo e Dybala nella stessa formazione. E secondo me Dybala è uno di quei profili che va assolutamente ceduto se si vuol far risplendere di luce propria Cristiano Ronaldo, farlo per sfruttarlo al massimo, anche se sarei stato interessato a vedere Paulino falso 9, dato che Sarri l'ha contemplata come idea, ha già avuto anche un'altra proposta con Dybala prima punta, insomma ha già fatto vedere che qualche idea ce l'ha. Dybala dovrebbe tornare a Torino giovedì, ma potrebbe cambiare tutto, gli scenari potrebbero cambiare da un momento all'altro, perché l'agente di Paolo è andato in Inghilterra, sostanzialmente. La Juventus l'ha inserita a tutti gli effetti nella trattativa che dovrebbe portare a Romelu Lukaku. Se all'inizio, io su questo stesso canale solamente 2 giorni fa vi ho detto: guardate, per me Lukaku Juve non c'è niente, è la classica mossa che serve a muovere un attimo gli equilibri, per spostare gli equilibri, per citarne un altro che abbiamo visto in questi anni, spostare gli equilibri, un salutone a Leonardo Bonucci sempre presente, per provare a distruggere questo domino degli attaccanti, farlo iniziare e far scalare. Questo domino è iniziato, non è iniziato con Lukaku, non è iniziato con Dybala, è iniziato con Ken, che domani dovrebbe firmare, come abbiamo già detto, per l'Everton. Sostanzialmente la Juventus inizia a muovere delle pedine. Però, perché non Icardi? Di quello non abbiamo parlato nel video di stamattina, recuperatevelo, andate a capire il ragionamento. E la Juventus in questo momento sembra davvero orientata a puntare su Lukaku, quella che sembrava veramente una soluzione alternativa, l'ultima ipotesi, l'ultima spiaggia. Invece la Juve parrebbe veramente volenterosa di tesserare Lukaku per completare con Cristiano Ronaldo un tridente insieme a Bernardesco e Douglas Costa. Un po' strano per l'idea di Sarri, probabilmente, o per la concezione che ho io di sarrismo, però Lukaku sembra davvero il giocatore che la Juve vuole andare a prendere sul mercato per fare il centravanti, e sembra davvero anche il giocatore che la Juve, per il quale la Juve è interessata a sacrificare Paulo Dybala. Tanti anni, tutte le estati, c'è questa telenovela: Dybala va, Dybala resta, Dybala va, Dybala resta. Io sono ancora convinto, ma lo sono da inizio mercato, che Dybala verrà ceduto in questa sessione di mercato. Non sono contrario alla cessione di Dybala, sono contrario alla cessione di Dybala in uno scambio con Lukaku, che ovviamente deve vedere corrisposto alla Juve qualcosa, perché Lukaku non viene da una grandissima stagione al pari di Dybala, però Dybala è un giocatore che alla Juve può rimanerci tranquillamente, può stare lì. Lukaku invece è un giocatore che a Manchester è chiuso, tra l'altro da quando Solskjaer ha preso in mano la panchina, da quando ha rivoluzionato la formazione titolare mettendo al centro, al cuore pulsante l'attacco, Rashford, Lukaku non ha attraversato dei bellissimi momenti, anzi ha fatto tanta panchina, va bene, l'ha fatta anche Dybala, ma in seguito a un infortunio. Poi magari ho una concezione diversa io, inquinata io, di quello che è Lukaku, perché all'Everton appunto Lukaku sembrava uno dei prospetti più grandi, io sarei stato contentissimo di avere Lukaku all'Everton. Poi secondo me qualcosina si è rotto, Lukaku non ha fatto il percorso che mi aspettavo, in questo momento non lo paragonerei mai né a Dybala né a Icardi, che è il centravanti che io andrei a prendere. Però se ne sta parlando tanto, la notizia dell'agente di Dybala che va a Manchester a trattare con il Manchester per capire, scusate, l'agente di Dybala che va a capire lo stipendio che potrebbe percepire Paolo a Manchester, è segno che la Juventus e il Manchester si sono parlati, segno che il Manchester ha chiesto Dybala, segno che la Juve è disposta a darglielo. E se l'agente di Dybala trova un'intesa con lo United, tutto diventa in discesa, la trattativa si conclude, Dybala a Manchester, Lukaku a Torino, è fatto. E sinceramente io non ci sto, mi dà fastidio tantissimo questa cosa. Ho addirittura, poi adesso siamo nel campo delle relazioni, ma ci ho pensato: ma se invece che Lukaku la Juventus fosse andata a trattare Pogba, cioè fosse stato inserito Pogba in questa trattativa, e quindi l'agente di Dybala è andato a Manchester perché la Juventus vuole Pogba, il Manchester vuole Dybala e bisogna trovarli in incrocio. È l'opzione più romantica, forse anche troppo proiettata verso l'ottimismo, ma non voglio accettare l'idea che la Juventus stia sacrificando Dybala per Lukaku. È una cosa che mi dà veramente noia, fastidio. Poi ripeto, magari Lukaku
al centro d'attacco ci fa vincere tutte le partite, facciamo unplen, non ne perdiamo più una, Lukaku diventa pallone d'oro. Però ad oggi, 30 luglio, io non sono contento dello scambio Dybala-Lukaku più conguaglio a favore della Juve. Figuriamoci se alla pari. L'ho detto, non me ne pento e sono pronto a essere smentito. Però l'agente di Dybala è andato in Inghilterra proprio per trattare e se trovano l'interesse, l'intesa, c'è caso davvero che lo scambio si concretizzi. E io davvero non avrei mai pensato potesse essere vero.